Rieccovi di nuovo in diretta, vedete lì in basso sullo schermo, tra poco inquadrati in primo piano, Mario Mattioli e il presidente dell'UIBA, Giuseppe Pirola, che riceve il premio appositamente voluto da Mario proprio per premiare colui che sta ospitando nella sua casa il torneo Mimmo Fusco, ormai da ben 8 anni, quindi il Mimmo Fusco ha trovato casa al Palasport di Busto Arsizio e di questo ovviamente Mario e tutta l'organizzazione del Mimmo Fusco e tutta Rai Sport sono grati al presidente dell'UIBA, che adesso poi sentiremo anche al microfono di Alberto Ambrogi. E quindi ecco qui subito il presidente Pirola che va immediatamente da Alberto. A te la linea, Alberto. Un piccolo incidente perché la coppa si è aperta. Ieri il presidente Mario Mattioli l'ha ringraziata perché la sensibilità di ospitare questo trofeo Mimmo Fusco. Ma io ringrazio la RAI perché quando ci ha proposto di ospitare questo torneo in memoria di Mimmo Fusco è solo un grande piacere per chi come noi ama la pallavolo e quindi grazie a voi. Decima stagione da presidente, entrato in doppia cifra, una squadra, dicevamo prima, con Caprara giovane, 23,7 anni di media, 23 anni e mezzo. Quali sono gli obiettivi di questa stagione? Ma sicuramente di non soffrire come l'anno scorso e quindi abbiamo fatto una bella squadra alla UIBA con un allenatore preparato, delle giovani talentuose e sicuramente vorremmo fare un bel campionato per dare anche una soddisfazione ai nostri tifosi. Grazie presidente, a te Marco. Grazie a voi, grazie. In perfetto